Ehi. Non mi piace fare il mio lavoro. Credo, allora, c'è un problema. È molto semplice, ragazzi. Il costume da cavalletta non c'era. Perché comunque, ragazzi, ci hanno fatto anche le zampette, no? Adesso io non ho ben capito che cosa sia questa parte, va bene? Io non ho capito cosa sia questa parte. Cioè, non ho capito cos'è questa. Pelo della zanzara, della mosca. Io non l'ho capito. Cioè, è fatto capito bene. Va bene? È fatto veramente bene. Io direi che possiamo cominciare perché, ragazzi, veramente è il caso. Signori, questo è il primo provino del collegio. Caricherai mai un estratto su YouTube? Io non lo so, spero di no. Raga, non c'hanno neanche l'HD. Cosa si intende con mani pulite? È mica quello della mafia? Andiamo bene, proprio bene. Mani pulite significa che dopo le lavate che non hai germi profumano. Ma in realtà è giusto così, no? Ma cosa cazzo vuoi che ne sappia un bambino di 15 anni dell'operazione Mani Pulite? Ma non lo so io che ne ho 25! Oppo, no, no, dai, questa la sanno. È uscito il film, raga. Questo è uscito il film. È uscito. È uscito il film dei Queen. Chi cazzo sbaglia questo è un pezzo di merda. I Queen. I Pooh. Il frontman dei Pooh. Insomma, la masterizzazione. Dai, dai, che siamo stati tutti pirati. Siamo stati tutti pirati nella vita. Io no, chiaramente mi dissocio. Quando Questo è, tu, dice, una cagata fotonica. cioè, incolli un disco su un computer. Quando incolli un disco su un computer. Quando ti Beh. privano delle mammelle. Quando ti privano dalle mamme... delle mammelle? Ma guarda con che faccia l'ha detto! Poi vuoi dire, ma magari dico una cagata, magari mi prendono. Ma che cazzo vuol dire? Ah beh, adesso. Ah beh, adesso. Serve per Bra... Oh! evitare di procreare figli. S chi cazzo dice serve... Adesso no, ma sto qua c'ha 15 anni. Come cazzo fai a dire il verbo procreare? Serve per evitare di procreare figli, ma che cazzo vuol dire? Dovevo pensare i miei. Cos'è che ha detto? Quello che dovevo pensare i miei. Si è dato dell'errore della natura da solo! Quello che dovevano usare i miei! Si è dato dell'errore della natura da solo! Ma no, ma no! È stato fatto un misplay. Oh mio Dio, la mia vita è un incubo. Dago Ruega Bonarda Air. Madonna, ma che cazzo di nome lunghissimo, cazzo. Ma mi potete chiamare semplicemente Bonardo Bonny? Bonny! Ma c'è veramente gente che sbaglia? XX secolo. Dodicesimo. XXII. Ma c'è veramente gente che sbaglia? XXI. Oh, bra, mi sei piaciuto. Cos'è il prepuzio? Oh, porco Dio. Mi sto mettendo la mano negli occhi, no? Voglio vedere chi lo sa e chi no. Tipo quando stai al bordo, cioè di un precipizio, cioè del prepuzzolo. Era tipo il prepuzio di primavera. Il prepuzio di primavera. Usalo con gli amici, vediamo che cazzo pensano. Visto che è una bella frase, no? Io, che bello questo prepuzio di primavera. Vediamo cosa dicono gli amici. Oh, questo è molto più... Vedi che lui... Lui, regà, non ha filtri. E il cazzo! Bra! No, bra, insomma. Porco... Come era Nelson Mandela? È Nelson Mandela. Diritti. Ok, stiamo buoni. Mi raccomando. È quello che c'è su Bully Spray per pulire casa. Few moments later. No. Io non ce l'ho. Presidente. Presidente? Presidente.
Presidente? Presidente? Cioè, io ho 15 anni, non ne ho 20, cioè. No, ma infatti, che cazzo vuoi che sia sapere solo quello che il mondo ha creato? Mi scuso, avanti, prego. Chi sono le Spice Girls? Ok, ci sono. Cringe. Io non ho capito il perché ha dovuto osare di più. Perché ha dovuto osare di più? Chi rompe paga? Presidente. E? Chi rompe paga? E? Ah, i cocci sono suoi. Ah, pensavo che bisognasse dirle un'altra cosa. I cocci sono suoi. Giusto, perché i cocci sono suoi. Se paga, gli do il resto. E gli do il resto. Gli do il resto! Cos'è un anno luce? Insomma! Sarebbe in quanto tempo il sole gira attraverso, cioè la terra gira attraverso il sole. L'anno luce è in quanto tempo la terra gira attraverso il sole. Infatti noi una volta all'anno noi passiamo dritti per il sole, quelli che rimangono vivi e vivono. Era proprio, capito? Un anno luce è un anno con la luce di 365 giorni. È solo un anno dove c'è solo il sole. Infatti, chi lo ce l'ha? Quanto fa 100 meno 27? 6! Però, raga, sta cosa veramente all'elementare la sai. Io, carissima, c'hai 15 anni, però porco... Dai! 72. 73. Brava! 72. Brava! 72. Brava! Ma porco... 93. 93. Moriremo tutti. E 27 meno miliardi? Meno 93. Eh sì, faceva 93 prima, al contrario, ha la stessa risposta. Che discorsi. E mica mi freghi a me, guarda che sono intelligente. Risolvi il seguente problema. In una stalla della Val Camonica, la notte si avvicina. Ci sono una mucca, un vitello, una pecora, un agnello, una chioccia, un pulcino, una rana e un girino. Questa è una poesia, ma non è un problema, questa è una poesia. Un fattorino? È un fattorino. Ci sono una mucca, un vitello, una pecora, un agnello, una chioccia, un pulcino, una rana e un Gesù bambino. Mi dissocio. È stato paragonato Gesù a un animale. Chi è Ambrangiolini? Vabbè, ha fatto tipo non è Rai, lei è diventata famosa per... Non è la Rai! Ma bravo, zi! Chi è Jafar? È uscito il remastered, che il remake è uscito. È uscito il live action! È uscito il live action! Non puoi non saperlo. Un pittore? Jafar. Non c'ho proprio idea. Poi è uno di Aladdin. Cosa significa www? Ha. Tre volte? Cosa vuol dire tre volte? No, lo devi dire solo una volta, Viva. Viva. viva, porco. Penso che abbia a che fare con Word. Penso che abbia a che fare con Word. Non lo so, penso quello dei panda per proteggerli, no? Quello dei panda per proteggerli. Cos'è un modem? Dai, raga, siete la generazione dell'internet, su via. È un computer. È una parte del computer. Ma... Dove guardi? Lo schermo. Lo schermo. Un modem sarebbe quando tu apri il computer e trovi questo coso e praticamente tu ci puoi mettere i CD. Ci puoi mettere i tastini, cic, sono i tastini e poi parte della televisione. No. Chi è Bruce Wayne? Sei proprio tu. Più o meno Bruce Wayne. Quando indossa i panni di supereroi? Superman. Si chiama. Oh, che è sto gesto? Insomma, ragazza, non devi fare ste robe. A parte che quello è Superman, ma che gesti sono? Chi fu Benito Mussolini? Che ha costruito qualche monumento a Roma. Un capo che ha costruito dei monumenti a Roma. Vero?
Beh, quello della seconda guerra mondiale, il dittatore, no? Beh, bravo. Sì, un dittatore, bravo, dai, ci sta. Bravo, 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 un dittatore, bravo. Non so, un capo di un esercito, non lo so, che è morto. Il participio passato del verbo esigere. Ah, beh, adesso. Ah, beh, adesso. Che io... Ah, cacchio, che io esigi. Che io esigi. Io ebbi esigerato, tu ebbi esigerato. Io ebbi esigerato. Voi ebbesti esigerato. Voi ebbesti esigerato. Raga, tu ti immagini dire... Aspetta che mi metto gli occhi da mosca. Dire... voi e bestie, cosa che ha detto? Voi e bestie esagerato. Cos'è un compact disc? Dai, raga! Dai, siete la generazione del futuro, non rompete il cazzo. Uno che raccoglie i CD. Uno che raccoglie i CD. Ma di mestiere, quindi? Cioè, il suo mestiere è quello? Ma ancora! Un uomo storico. Chi è Ambrangiolini? Un uomo che ha vissuto nella storia. Chi è Ambrangiolini? Un uomo che ha vissuto nella storia. Una donna, la prima donna. La prima donna nata. Sapevo che la Rai mandasse gente sulla Luna. Cos'è la masterizzazione? Un master. Chi è solito stare sotto il ponte di baracca? Vabbè, ma come fanno a saperle queste cose loro? Gesù. Ma come Gesù, poveraccio? Ma non stava sotto il ponte, Gesù! Ma no, Gesù! Ma perché Gesù sotto il ponte? Ha già vissuto una brutta vita, ma no, sotto il ponte! Direi che possiamo procedere a vedere il primo episodio del collegio 2020. Non ho idea di cosa ci dobbiamo aspettare. No, Poli è peggio. Buona visione. Questo è lo stabile, va, che bestia di posto. Faremo scaricare tutto da Jobbo e poi caricheremo su YouTube. Che cazzo vi devo dire, ragazzi? Cancellerò lo stream e portiamo tutto sul tubo e vaffanculo. Ma sembrano delle ventenni, cazzo. O dei ventenni. E i futuri collegiali, accompagnati dai loro genitori, raggiungono la nuova sede del collegio. Ciao! Sì, però, di cattiveria, tutta Italia ed insieme... Va che roba. E via. Se ti devo dire che mi stai in culo, ti dico proprio mi stai in culo. Oh, brava. Sei simpatico come una merda. Io odio sta gente, quelli che dicono io ti dico in faccia le cose. Io le dico in faccia le cose e poi non lo fanno mai. Sono Aurora, ho 17 anni, Mosca è il mio nome d'arte. Mosca. Ma come Mosca? Ecco perché non c'era il costume da cavalletta, era un predict incredibile. Era incredibile, un predict. Il rap per me è la mia vita, passione, tutto. Proprio io senza musica. Per fortuna mancava il costume da cavalletta allora. Non vivo. Quando mi viene dato il microfono in mano io non mi fermo più. Ho capito. Sono un botto curioso. Oh mio Dio, sembra Manuto, non sei caduto in un imbuto. No, zi, che cazzo dici? Ma veramente, questa è... Cosa io? Bella. Mi sta sul ca... No! Ah, no, stiamo scherzando, vendetta vera, esatto, sì. Ragazzi, no. Dove sono? Cioè, li sto cercando, non ci sono, speriamo carini, soprattutto simpatici, sai. C'è, le cose importanti, è chiaro. L'apparenza. Prendono soldi. Chiaro. Ci non li vogliamo. Ti ricordo tuo padre. Ha detto che suo padre fa schifo, praticamente. Questi sono i capi. I cancelli del collegio stanno per aprirsi. Sono i capi qui, che cazzo è sta gente? Oh, questo è fiero! Questo è fiero a bestia! Sto qua incazzato come un treno, regà. Ma questi qua sono i prof? Sono i professori questi, suppongo. Sono vestiti bene. Oh, regà, quello là è fierissimo, Quello là è fierissimo. Riusciamo a mantenere un co... Ma questi chi sono, regà? Questi chi sono? Questo sembra il preside, tipo, è tenuto bene. I sorveglianti. Che cazzo è un sorvegliante? Che lavoro è? Faccio il sorvegliante. Il preside del collegio. È lui il preside allora. Rispetto per il preside, Beh, raga, vabbè, sto zitto. Comodo. Dai, Ezi. Dai, è lui.
È il bomber. Genitori. Ah, è proprio un collegio vero quello. Part-time, signor Mandela. Non so cos'è proprio. Cioè, la part-time non so cos'è. Non le... Ma che cazzo dici? Ma che cazzo... Vabbè, che cazzo rappa questa se manco sa che cazzo difende. Insomma. C'è speranza. E questa speranza io... Ma che sorride fiero sto ragazzo. Ma guarda com'è giovine. Vedo nei vostri occhi, siete voi giovani. Ma questa c'ha 30 anni. La speranza lì. Del nostro mondo. È vero, tutte le domande che hanno fatto sono a tema della stessa epoca. Sono dell'epoca dove le hanno viste. Cazzo, l'ho realizzato ora. Quello fiore del signor Maggi. Signor Maggi di Montecchio. Io non starò alle regole assolutamente. Perché dovrei? Cioè non sono venuta qui per stare alle regole. Allora perché vai lì? Ma perché vai allora? Non andare. Perché devi andare a rompere il cazzo? Comunque vi devo dare una notizia. Sono morti da... Quest'anno... Non ci sono i ragazzi. I ragazzi... Ma questa ha 30 anni, raga. Questa sembra che abbia 30 anni, non sto scherzando. Sembra grandissima. Sì, non so se arriveranno, cioè a questo punto... Ne ha 15! Proprio di no. E infatti ci sto rimanendo malissimo. Ah, perché... Non ci sarà il test ingresso. Non te ne voglio! Cazzo è il test ingresso? Manco so che cazzo sia io. Alcune mele marce... si sono infilate nel nostro collegio. Ma nessuno di voi oggi indosserà la divisa. 30 anni ma di galera. Del collegio. Siamo benissimo. No, perché? Dovrete conquistarvela. Dunque non ci sarà. Si vestono allo stesso modo. Test d'ingresso. Saranno 20. Ci sa, signorina Bertoni. Sta zitta! Lei è già nell'occhio del ciclone. E stia un po' zitta. Esatto. Porco di... No. No, io non parlo sempre. No, devi parlare. Ti dico di sta zitta il titolo. Io c'ho la voce, parlo. Che sono cazzo. Linda, ho 14 anni. Madonna, questa romperà già il cazzo. E la scuola mi fa proprio schifo. E se non esistesse, il mondo sarebbe un posto migliore. Vieni a prendere la tavola. Signor padre, cosa le ha detto da piccola? È inutile fottermi, perché io aggiro il sistema. Sì, visto. Le hanno detto di star zitta, è stata zitta. Grande, hai girato il sistema, zia. Sempre. Ma apro l'occhio, per favore. Poppa l'occhio, c'ho la fronte. Sembra un ciclo. E meno male. Non ci vediamo più, meno male. Minchia, sto padre si ammazza, poveraccio. C'ha la figlia che lo odia. Dai, Linda. Dai, puoi andare. Oddio, mamma! Oddio! Oh no, mamma! Bene, signori genitori, vi ringraziamo! Andate a fanculo! Dovete andare a fanculo! Via! Hai passato cose molto più peggiori. Come cazzo parli? Noi abbiamo pensato per voi ad una stanza singola. E la Madonna! Dotata di ogni comfort, ma soprattutto di un bagno privato. E la Madonna! Meglio di stare a casa con i genitori, zia. Simona Intanto, suora. Giulia Scarano prende possesso della sua stanza singola. No, ma questa è una bomba! Sta qua ha avuto un coraggio a Tom, ha detto io la voglio, a posto! Ok. Mi sento una VIP qua dentro. Ma sì, questa è svegliissima. L'obiettivo numero uno. Ma i pangoccioli, anche io ce li ho. Uno è nascondere i beni di prima necessità. Quanto è quotato che loro nascondono roba e gli spaccano il culo perché gliela trovano i sorveglianti? Il caciocavallo lo metto qua. Il caciocavallo sei portata questa. Qua dentro. Ma sei portata le mozzarelle, ma che cazzo ha questa? Ma sembra che deve fare un viaggio di 3 anni. Raga, per favore, guardate che opera d'arte. Ma guarda qui, ma che cazzo di costruzione edile è? Raga, futuro architetto. Architetto domani. Guarda, guarda che costruzione empirica. Tirano le tende. Ah, un braccialetto, si sta tenendo il braccialetto, questo qua. Io non lo levo. Sì, lo devi togliere. Perché dice no a priori. E lo ricordo. Ci sono legata. Ci sono legata. Era una persona... Ah, tiene, di un decesso. I miei amici che non vedo da tempo. Da piangere, io sono quella che presta la personalità, ma mi metto a piangere perché non te lo do il mio braccialetto, bloccati! Quindi non è che gli dice di no, l'ha detto, io forse te lo lascio, forse. No, deve essere Linda. Per me ormai è parte di me. Hai consegnato il telefono? Ho capito. Sì, appunto! Ma il telefono torna a questo. Ma come lo torna? Non è che sono in culo la signora! No. No, apra la bocca. I don't love you.
Oh mio Dio! Mi lasci qui quella lingua! Accomodatevi. Io sono il professor Maggi. Ma sono tartufi questi, signor Maggi! Ma sono tartufi questi, signor Maggi! Ma le sembrano tartufi questi! È proprio lui! È il signor Maggi! L'abbiamo trovato! L'abbiamo trovato! Di Montecchio? Signor Maggi di Montecchio, è lei? È lei, signor Maggi di Montecchio? Insegnante di tartufi! Professor Maggi ha degli occhiali che sono sceni. Oh, ti devi azzardare a insultare il signor Maggi di Montecchio. Non dovete azzardare a toccare il signor Maggi e la sua fierezza. Pentolicchio. Sono la vostra insegnante. Incazzata come un di treno, matematica ragazzi. E scienze. Quindi loro devono scappare e quindi siamo spacciati, per dire. Noi siamo palesemente morti. Se una di loro rappresenta il nostro pianeta, comunque non c'è speranza che l'umanità si possa in qualsiasi modo estrapolare, salvare, quindi siamo fottuti, ok? Perlomeno bisogna portare qualcosa che ci rappresenti. Grazie Niconi, sappiamo già che il personaggio preferito del collegio è già lui, raga, il signor Maggi. È il signor Maggi. Io non devo neanche vedere i ragazzi, è palesemente lui il preferito. È palesemente il signor Maggi. Avete quindi a disposizione siamo una safe. Confortevole stanza singola, una sola. Una sola destinata per 20 persone. A chi di voi si distinguerà per merito? C'è qui qualcuno che pensa già di meritarsela? Io. Lei? Secondo me sì. Perché? Così. Io non ho paura di niente. Così. Nelle nuove situazioni per me è molto semplice. Perché non conosci nessuno, quindi... Bravo, Bomber, bravo! Nessuno sa chi sei. Questo è Bonnie! Sono pronto, come al solito. Io vedo una persona che in realtà bravo. Si distingue impazzito per eleganza. Impazzito come sempre, impazzito. Ciao, Doctor, bentornato. Ascolto ancora, sì. Si veste così. Aspetta un attimo, raga, mando è un audio. Un vecchio con la faccia di un bambino. Ci stavano facendo delle domande, perché il signore lì sembra suo figlio, perché avete lo stesso completo. Dite che vi appartenete. Cioè... Sì, però io i capelli ce li ho. Oh my gosh! Che l'hai capita? Io almeno i capelli ce li ho! Che flexata di capello! Tutto il rispetto, Che paura! Gli ha flexato i capelli! Ma che cazzo di mutande sono? L'onorevole! Disinfettante, un panino, qualche maschera di bellezza, auricolari, un computer, shampoo... Ma perché si portano via sta roba se tanto sanno? Se tanto sanno che... gliela devono togliere. Ma che discorso è? È una pizza, non so se vuole un morso. Cioè questa pizza quanti giorni ha? È 2 e mezzo. È... Ma vecchio, ma che schifo. Ma che schifo. C'ha 2 giorni e mezzo quella pizza nel cartone. E con un po' di sforzo tutto finisce nell'armadietto. Pizza compresa. Secondo... Ma la pizza lì se la lasci nell'armadietto e la tiri fuori fra un mese. Ci esce un uomo vivo dentro. Da quella pizza diventa un feto. Ma almeno buttatela via la pizza. Che cosa mi ha consegnato? La Play. Ma come la Play? Ma si è portato la PlayStation questo? I joystick, effetti personali, tutto. Ma si è portato la PlayStation? Ma neanche la portatile, la fissa. Tutto. Ha nascosto qualcosa? Abbiamo nascosto qualcosa, sì. Come? Avete nascosto qualcosa? Sì, abbiamo nascosto... No, ma questo è un grande... Abbiamo. Gruppo. Cioè, lei denuncia così tutti i suoi compagni? Tutti. Abbiamo fatto tutti... Abbiamo... Compreso io. Nascosto tutti. Ah, compreso lei. Bene. Cioè, io non faccio nome. C'è. C'è. Aspetta. La snicciata definitiva. Abbiamo nascosto tutti, ma non faccio nomi. Prima denuncia tutti. E adesso devi andare da tutti a dire guardate che ho fatto lo stronzo, quindi mo siamo tutti nella merda. Ok? E se peraltro adesso gli altri si rifiutano, lui passa per coglio per la nella merda. Ma questo è next level. Questo è tier 2 subito dopo il signor Maggi. È la patata di Andreini. Mm. Io ci tengo che lui ce l'abbia. Cioè, te cosa gli hai dato, scusa? Non gli hai dato tutto il casù. Tutto il tuo? Tutta la tua roba? No, tutto. Tutto. Porca tutto. Miseria. Frate, sei pazzo. Pure no. Che...
Maremma, ma io gli hai dato anche lo scoppettone del water. Cazzo, Donald Trump! Sì. No! No. Venga a prendere la sua... L'onorevole, vabbè, onorevole era palese, sicuro, che la prendesse. In fondo, l'onorevole la prendeva. Avrei un tema da pesta. Adesso si può iniziare a cazzeggiare, no? Capisci? Si può iniziare a far casino! Che cazzo dici? Ti ha appena detto che sei stato bravo! Lei ha scritto: sicuramente dopo prenderò il dizionario e controllerò. Guarda che questa è una grande risposta in realtà, Questa è una grande risposta, Guarda che questa è una grande risposta, non lo so, ma poi mi informo. Che amerode, comunque non c'ho la divisa, io so. Ok, un po' coatto e arrogante lo è il ragazzo. Che ormai la divisa non la prendo più. Poi allora come va? Attenzione il Bonnie, guarda il Bonnie come si approccia. Il Bonnie lo squalo, attenzione Bonnie lo squalo. Come va? Il signor Dago non può certo esimersi dall'aiutare la bella Michelle. Dagli Dago, dagli. Signor Dago, si trattenga. Risorveglianti. Signor Magi. Sol signor Magi entra, appoggia il cazzo sulla scrivania e lo spacca. Tu guardalo. Nessuno osa alzare un muscolo col signor Magi. Buongiorno a tutti. Potete... Lui a malapena apre la bocca. Accomodarvi. Lui a malapena apre la bocca. E tutti ascoltano! Inizio con oggi alle lezioni di italiano. Manco se mi stessero minacciando di morte inizierei a urlare così, ragazzi. Ve lo giuro, manco se mi stessero minacciando di morte. Allora, prima ringraziamo Leslie per i 23 mesi, bentornata carissima, grazie mille per il supporto, un bacione gigantesco, e grazie anche al... Grazie Leslie, bentornata. Signori miei, che dire ragazzi miei, cosa dire con questi capelli, cosa dire? È interessante, ammetto che quasi mi interessa.